Quale sarà il futuro degli smartphone? Ho da poco lanciato la mia skill per Alexa e la cosa figa della mia skill per Alexa, che al momento, da quanto ne so, è unica in assoluto, è che voi potete fare una domanda ad Alexa, quindi a una macchina in sostanza, lei la traduce in testo, mi manda una mail, io vedo la vostra domanda e rispondo la volta successiva, il giorno successivo o appena riesco. Bellissimo! La prima domanda che mi è arrivata appena ho lanciato la skill è stata la seguente: Rudy, che cosa ne pensi dei dispositivi pieghevoli? Mi ha mosso una vera e propria curiosità e, da un certo punto di vista, una visione fantascientifica delle cose. Perché? Perché io penso davvero che il futuro degli smartphone non sia lo smartphone come lo vediamo oggi, ma sia qualcosa di estremamente più flessibile e in qualche modo anche letteralmente flessibile e in qualche modo più leggero, più meno rigido inteso come che si rompa meno, perché se ci pensate portiamo tutti in tasca degli oggetti da 200 a 1500 euro, ma comunque da tanti soldi, che se ti cadono per terra si demoliscono in mille pezzi. È una roba sconcertante, dovrebbe terrorizzare. Quindi tutti noi mettiamo delle gran cover, quindi facciamo dei telefoni sempre più sottili per metterci delle cover sempre più grosse per blindarli. Qual è il loro futuro? Avete visto che è uscito il Samsung pieghevole l'anno scorso, nel 2019, così come è uscito il Motorola pieghevole, cioè un telefono, vi ricordate il bellissimo StarTAC? Ecco, fate finta di vedere uno StarTAC rimodernato che si apre praticamente in due e il display è uno unico, quindi è pieghevole e quindi è aperto a un display grande come un telefono normale di oggi, non come se fosse chiuso a conchiglia. Qual è il quid, il plus? È sicuramente il fatto appunto che si pieghi e possa diventare il doppio più grande. Il problema però è che nel punto in cui si piega si rovina. Ma io credo che se questa si rovina, si rovinava, si è sempre rovinato. Io credo che con questi nuovi dispositivi e soprattutto con i nuovi dispositivi che usciranno, la pieghevolezza degli oggetti, degli smartphone, sarà un sine qua non e diventerà il vero e proprio futuro dei nostri dispositivi. Se ci pensate, non solo degli smartphone, ma pensate ai libri. Potremmo avere dei libri da aprire in due, degli album fotografici da aprire in due e all'interno avere un enorme display come se avessimo un computer. I computer portatili ad oggi hanno una parte sotto con l'hardware e una parte sopra con il display, il monitor, chiamatelo come volete. Ecco, provate a immaginare che fosse tutto monitor. Sia sotto sia sopra, sia nella parte dove si chiude sia nella parte dove vedete, monitor sopra e sotto, sotto può diventare tastiera all'occorrenza, oppure aperto a 180 gradi può diventare un enorme quadro con un enorme display. Di fatto io credo che siamo davvero all'alba di una nuova tecnologia. Ogni tot anni, 10, 12 anni, dice Mark Zuckerberg, c'è una nuova rivoluzione. Credo che la nuova e prossima rivoluzione sarà riuscire a rendere pieghevoli i nostri display. Una volta resi pieghevoli, senza che si rovinino all'apertura, avremo di fronte una miriade di nuovi dispositivi veramente rivoluzionari. Rock and roll.